la ricerca dell'Università di Roma, anche se poi, però ci può servire come paragone, addirittura loro hanno valutato che una monoboa rispetto ad un pontile adatto a ricevere navi VLCC, VLCC significa Very Large Crude Cruise, cioè le navi veramente da 150.000 tonnellate, che però non sono le navi che arrivano qui adesso a scaricare greggio, che sono 40-50.000 tonnellate. Quindi un pontile per quel tipo di navi costa addirittura 2,5 volte a una monoboa di 5 km con diametro di 90 cm. Ovviamente un pontile per navi da 150.000 è diverso da un pontile per navi più piccole, però è significativo, perché uno potrebbe essere portato a pensare che la Sea Line, che la condotta sottomarina, costi molto di più del pontile, invece non è così. Naturalmente nel caso di monopoa aggirevole il costo di manutenzione chiaramente è un po' più elevato, perché ci sono delle parti flessibili, delle parti rotanti. Andiamo ancora avanti. Quindi in conclusione, anche se poi gli argomenti sono stati trattati molto velocemente, possiamo concludere così, cioè alla base di ogni ipotesi di sviluppo ci devono essere degli studi che supportano le proposte. Pensate, l'autorità propone quello con 3 pagine soltanto di decisione del comitato portuale, cioè non basta progettare e costruire moli per far arrivare le navi, al centro del processo decisionale ci devono essere l'uomo e le attività umane e non gli appalti. Lo sviluppo delle opere a mare non può prescindere dallo sviluppo delle opere a terra, opere e reti di mobilità e piazzali. La riqualificazione di aree vaste, lo spostamento di un pontile petrolifero non possono essere visti solo in ambito comunale, perché lo sviluppo non è tra comuni, non è deve essere credita contro forme o forme contro credita, ma è tra aree. Le risorse vanno integrate e non reciprocamente depauperate. E poi infine una maggiore trasparenza negli atti e nei comportamenti aiuta la legalità, elimina le diffidenze, facilita la concertazione e la gestione integrata delle risorse. Grazie.